Raduno a Sulmona fino a domenica delle nazionali italiane di tennis in carrozzina, 3 giorni di allenamenti al tennis club in località Incoronata per 12 atleti delle categorie maschili, femminili e quad che vengono seguiti con attenzione dal responsabile del settore tecnico nazionale Alberto Setti. L'atleta più avanti in termini di ranking in questo momento è Giulia Capocci, che è vicina alle prime giocatrici del mondo, quindi alle top 10. Ha inanellato una vittoria consecutiva in 2 tornei, quindi devo dire che sicuramente ha avuto un'annata importante. Come hanno avuto un'annata importante tutti i ragazzi che si devono confrontare con un livello veramente molto molto elevato. Non ultimo Alberto Corradi, che con la categoria quad ci tiene lancia in resta, ben posizionati nel ranking internazionale. A far parte delle nazionali ci sono anche 2 atleti del territorio peligno: Antonio Cippo, a buoni livelli ormai da molti anni, e Andrea Silvestrone, impostosi quest'anno con il successo ai campionati italiani assoluti categoria quad a Bassano del Grappa. Le affermazioni dei 2 rappresentanti del Tennis Club Sulmona sono il frutto del lavoro svolto nel centro di eccellenza sulmonese gestito da Giancarlo Bonasia, che viene molto apprezzato in campo nazionale, come spiega il responsabile organizzativo del settore tennis in carrozzina Gianluca Vignali. Da questa piccola realtà è nata una grande collaborazione anche con il centro di recupero che è proprio qui a Sulmona, che fornisce sempre tante persone che vengano a giocare, e da queste persone sono usciti 2 giocatori di grandissima prospettiva. E quindi tutto questo è un messaggio non positivo, più che positivo direi. Cipro è uno di quelli che ha ottenuto il suo best ranking. Andrea è una new entry, ma ha già dato prova di poter avere davanti a lui un percorso importante, e quindi devo dire che indubbiamente Sulmona rimane un centro importante per lo sviluppo di questa attività. L'occasione è stata utile per tracciare il bilancio del 2017, che è stato un anno molto impegnativo, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche organizzativo. Il nostro paese ha visto 25 tornei durante tutta la stagione, e soprattutto l'organizzazione dei campionati del mondo ad Alghero è stata veramente una grande soddisfazione. Gli allenamenti delle nazionali nella struttura dell'Incoronata proseguiranno domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, per concludersi domenica dalle 9 a mezzogiorno. Le sedute sono utili per la preparazione in vista delle competizioni del 2018. Ecco, come saranno queste giornate di preparazione qui a Sulmona? Che tipo di allenamento svolgeranno gli atleti? Allora, sarà qualcosa di estremamente individualizzato e soprattutto legato alla valutazione di come portare avanti la preparazione pre-competitiva, nel senso che siamo in un periodo dell'anno nel quale le competizioni scemano un pochettino, e quindi valutiamo gli atleti per vedere quale percorso fare per poterli trovare poi più preparati, evidentemente nel periodo febbraio-marzo, che è quello che invece fa incominciare il periodo competitivo. Ecco, obiettivi per il 2018? Gli obiettivi sono quelli di elevare il loro livello di gioco. I risultati sono sempre la conseguenza del miglioramento del loro livello di gioco, quindi il nostro obiettivo come settore tecnico è quello di dare loro come impronta l'idea di provare sempre, costantemente, ogni giorno ad essere meglio del giorno precedente. Abbiamo tantissime cose da fare, abbiamo sicuramente da cementare l'attività agonistica, perché i giocatori in crescita sono molti e quindi cresce tutta l'organizzazione intorno a loro, ma abbiamo anche tantissimi giocatori che hanno iniziato a giocare da poco, e quindi a loro bisogna dare molta molta attenzione, perché meritano tutta la nostra, diciamo, il nostro impegno e il nostro sforzo per poter portarli a competere e a far parte di questo gruppo.